Quando ho proposto questo evento, naturalmente io lo propongo su Facebook, si è scatenato, ripeto, l'inferno. Che ci andate a fare? È un posto orribile, è pieno di prostituzione, è la droga, è tutto grigio. Proprio gli stigmi, gli stereotipi urbani. Quindi io sono felicissima in realtà quando fanno queste critiche, perché così capisco il polso, no, che c'è rispetto a un quartiere. Viene individuata questa zona, che è sempre stata una zona vocata allo sport. Viene affidato a Vittorio Gafieri ed ad Alberto Libera, che sono tra i più grandi architetti italiani, la progettazione e la costruzione di questi alloggi. Quando dalla proprietà dell'Incis tutto passa allo IACP, da quel momento inizia una, diciamo, decadenza. Probabilmente queste statue stavano allo stadio nazionale fascista. Poi, quando lo stadio venne demolito, giustamente salvarono le statue belle e le ricollocarono alcune. Luigi Nervi e Annibale Vitellozzi, che tra il 56 e il 58 realizzano il palazzetto dello sport. E purtroppo, diciamo, è in stato di abbandono da tantissimi anni, anche se moltissimi progetti di riqualificazione si sono succeduti negli anni, ma proprio tanti, cioè per questa zona in generale, ma soprattutto per il palazzetto dello sport.